We look forward to the time when there is no more night, when your people can come out of hiding, when your people can stop all the fighting. Shabbat Shalom e benvenuti alla seconda parte del nostro sermone di oggi sulla Parashah Beshalach. Continuiamo ad affrontare l'argomento fede in Hashem e che cosa significa avere fede, guardando a un secondo aspetto della fede in Hashem e analizzando il personaggio di Miriam. La profetessa è sorella di Aaron e di Mosè che cantò la canzone del mare, che proprio in questo parashà viene cantata. E mi presento, shalom a tutti, sono Rebezin Gabriella Frei e vi do il benvenuto alla parashà Beshalach parte 2. Nella parashà di questa settimana incontriamo la famosa canzone di Miriam del mare, e la canzone che canta la lode e il ringraziamento ad Hashem dopo la distruzione dell'esercito egiziano nel mare cosiddetto delle canne o Mar Rosso. Ma ci sono alcune cose strane in questa canzone ed andremo a guardare proprio a queste cose all'interno della canzone. Innanzitutto, perché Miriam ha cantato la sua canzone di lode in Esodo? Prima di tutto, perché Miriam doveva cantarla? Sappiamo che nei versetti proprio prima della canzone di Miriam ci viene detto che l'intero popolo di Israele ha cantato una canzone di ringraziamento. Perché non era abbastanza? Perché Miriam sentiva il bisogno di prendere tutte le donne da parte e cantare la sua canzone di ringraziamento e danzare davanti ad Hashem. Non è stato quindi abbastanza buono per tutti farlo già insieme questo ringraziamento? Abbiamo altri esempi di canzoni di ringraziamento che coinvolgono in realtà uomini e donne. Ad esempio, Deborah, più avanti appunto nelle scritture, nel libro dei Giudici, dopo la sua grande vittoria sulle forze di Sisera, guida tutti nella canzone appunto cosiddetta di Deborah. Ma qui non è abbastanza buono quindi avere una canzone per tutto il popolo di Israele. Tutti cantano la loro canzone e poi Miriam intona questa sua canzone del mare. Perché? Ebbene, la risposta che penso ci sia data in un commento obliquo fatto dai saggi su Shemot Rabbà sia proprio la chiave di lettura di questa canzone del mare. Hassal si meraviglia anche della canzone di Miriam. Si chiedono infatti come viene introdotta, come la Torah ci presenta poco prima di cantarla. Leggiamo Vatitak Miriam anvia achot Aaron et afot e atof beyada. La lingua del verso è che Miriam, la profetessa, sorella di Aaron, prese in mano i timbri o i tamburelli e poi cantò la canzone.
del mare. Ma ascoltiamo questa introduzione. È Miriam la profetessa, la sorella di Aronne. Sappiamo due cose su di lei, quindi, che era un profeta e che era la sorella di Aronne. Ma perché dobbiamo sapere necessariamente queste due cose? Perché Miriam, essendo una profetessa, aveva una qualifica specifica per il popolo di Israele e in un modo univoco doveva innalzare un canto per Hashem da parte del suo popolo. E cosa voleva dire che era la sorella di Aronne? Era la sorella di Aronne e Mosè. Chazal dice una cosa affascinante. Dicono che se vuoi capire perché Miriam ha cantato questa canzone, devi anche capire due cose. La prima è che era una profetessa. La seconda è che aveva una profezia sin da quando era piccola ed era sorella di Aronne e ancora Mosè non era nato, perché Mosè sappiamo che poi sarebbe nato nel tempo in cui avrebbe dovuto rappresentare il Salvatore in quel tempo del popolo di Israele. In effetti quindi era una profezia sulla nascita di Mosè. Se si capisce quella profezia, allora si capirà anche il motivo per cui Miriam ha cantato in questo tempo specifico della scrittura biblica proprio la canzone del mare. Ed ecco la storia che si racconta. Vediamo in retroscena quindi sulla canzone del mare di Miriam nella scrittura biblica. Ebbene, quando il faraone aveva decretato che tutti i bambini maschi ebrei sarebbero stati gettati nel Nilo, subito dopo la nascita, l'uomo e la donna che sarebbero diventati i genitori di Mosè si separarono e non volevano più avere figli. Perché preoccuparsi? Il bambino morirà comunque. Ma Miriam, loro figlia, aveva una profezia. Si comprende dalla scrittura che aveva intorno ai 7-8 anni, quella profezia era: mia madre partorirà il salvatore del popolo ebraico, e disse quella profezia ai suoi genitori e ai suoi genitori riuniti, quindi che ritornarono insieme. E ora, riprendendo dal secondo capitolo dell'Esodo, il versetto 2, Vetahar a Isha Vateleh Ben, e la donna concepì e diede alla luce un bambino, Vatereh Oto Kitov, e vide che il bambino era buono. E naturalmente la prima volta che sentiamo quelle parole Kitov nella Torah è stato quando Hashem ha creato la luce e ha visto la luce, che la luce era cosa buona. Kitov. Quindi anche i saggi dicono qui, quando ha visto che la bambina era Kitov, che il bambino era Kitov, una luce miracolosa riempì la stanza per indicare la nascita di un bambino molto speciale come Mosè. Chazal dice che quando la luce riempì la stanza, i genitori di Miriam vennero e la baciavano e dicevano: Biti, nostra figlia, Nikha Yema Nevuatek. Evidentemente la profezia quindi si è adempiuta. Ma non è una cosa così semplice da comprendere. Il verso continua: Vatitznehu Shlosha Yirahim. La madre del bambino nascose il bambino per 3 mesi interi. Veyollala od azpinò, ma non poteva continuare a nascondere il bambino. Le grida del bambino infatti sarebbero state ascoltate, le truppe del faraone erano dovunque in cerca di bambini ebrei da uccidere, quindi sarebbe stato trovato. In quel momento Vatitachlo Tavat Gomè, prese una piccola cesta, una piccola scatola che trovò, Vatachmara Vahamer ube sefet, e la spalancò con un tono, Vatasomba et hayeled, e posò il bambino nella scatola, Vatasom basuf al sfat ayor, e mise il bambino tra le canne vicino alla riva del fiume. Possiamo immaginare il cuore di una madre che abbandona il proprio figlio in un fiume, accanto alle canne, sapendo che era l'unica possibilità di sopravvivenza se non fosse stato visto. Quindi vediamo la fede di questa donna. L'esempio quindi
della fede di Miriam in Hashem. Si vede proprio dalla nascita e prima della nascita di Mosè. Ora, se tu fossi quella madre del bambino in quel momento, cosa diresti? Cosa daresti la possibilità di successo di questo tuo piano, di questo tuo salvare il tuo figlio in una cesta messa in un fiume? Stai per mettere questo bambino indifeso là fuori, nel Nilo, dove ci sono tutti gli egiziani che stanno girando per uccidere questi bambini e gettarli nel fiume. Il faraone ha decretato che tutti i bambini ebrei dovrebbero essere gettati proprio in quel fiume. Quali sono quindi le possibilità che questo bambino viva? E io ho ricordato proprio in questo momento che Hashem ci insegna che nel mezzo di un uragano, nel mezzo di una prova, quando non possiamo vedere attorno a noi, Hashem usa la stessa arma fabbricata contro di noi per combattere il nostro nemico. Ed è proprio lì che la donna porta la cesta del suo proprio figlio, laddove c'era il 100% della possibilità che il bambino fosse ucciso. Proprio perché usa quello stesso fiume come strumento di salvezza per salvarlo dalle acque. Ora, lasciamo che possa essere posta una domanda a ognuno di noi. Potremmo vedere cosa succede dopo? Molti di noi non potrebbero guardare, ma qualcuno è andato a guardare. Le parole successive del versetto infatti dicono Batetatzeb achoto merachok ide is a Maie Asello, ma sua sorella Miriam si alzò da lontano per vedere cosa sarebbe stato di lui. Casal dice che voleva sapere cosa sarebbe successo con la sua profezia, quindi lei voleva vedere, no? Come quando noi riceviamo una parola specifica da Hashem, finalmente vogliamo vedere i frutti di quello che Hashem ci ha detto nel segreto, perché sappiamo che tutto ciò che Hashem ci dice in verità nel segreto verrà nel pubblico, verrà mostrato a suo tempo e per il suo tempo. Ora, se abbiamo visto Miriam e se avessimo avuto la possibilità di chiederle, spiegami cosa accadrà, come pensi che questo bambino possa vivere? Che cosa direbbe allora Miriam, sorella di Mosè? Miriam in quel momento non sa cosa accadrà, ma quello che sa è questo: solo perché non riesco a capirlo, non significa che questo bambino non possa essere salvato. Hashem ha dei modi quindi di agire, perché testa i nostri cuori. Quando Hashem ci parla attraverso il Ruach HaKodesh e ci rivela qualcosa di profondo, come dice nella scrittura in Geremia, qualcosa di profondo che nessun uomo ha mai visto né udito, allora andiamo in obbedienza per la fede che Hashem ci dona, proseguendo a camminare in quel percorso di fede lungo quel fiume che è Yeshua HaMashiach, la salvezza, e proseguiamo in obbedienza sapendo che anche se non capiamo e che magari quello che stiamo facendo sembra il contrario di quello che dovrebbe essere fatto, ebbene quello strumento che potrebbe essere usato dal nemico contro di noi, invece Hashem lo usa per benedirci. E questa è una chiave di fede incredibilmente importante per ognuno di noi, quando pensiamo che non ci sia più speranza nelle nostre vite. Hashem usa l'arma fabbricata contro di noi perché essa non avrà successo, perché Lui è con noi nella tribolazione, Lui è con noi nella persecuzione, Lui è con noi nella sofferenza, Lui è con noi nell'abuso, Lui è con noi in ogni momento della nostra vita. Lui è con noi in quel fiume, con Mosè nella cesta, senza alcuna possibilità di sopravvivenza, sapendo che l'esercito nemico stava uccidendo tutti, proprio tutti i bambini, affogandoli proprio in quello stesso fiume in cui Mosè è invece in navigazione, diremmo, verso appunto il suo futuro e futuro piano di Israele.
di salvezza. E guardiamo quindi il verso successivo. Vatered bat paor paro lirkoz al hayor. Arriva la figlia del faraone. Fermati là. Se non hai cosa, se non sai cosa succederà dopo, la figlia del faraone sta arrivando con buone o cattive notizie, non si sa ancora in questa parte della scrittura. Voglio dire, questa è la persona peggiore che potrebbe venire, la figlia dell'uomo che ha decretato il genocidio degli ebrei, uccidendo ogni maschio ebreo. Ma naturalmente la figlia del faraone diventa proprio il salvatore. Quindi la figlia del faraone, colei che avrebbe potuto in quel momento semplicemente unire l'ennesimo bambino ebreo all'elenco dei bambini affogati nel fiume Nilo e farla finita anche per Mosè, ha scelto diversamente, è stata usata da Hashem per salvare chi doveva essere ucciso dalla sua mano. Quindi Miriam, leggendo l'incertezza nei suoi occhi, negli occhi della sorella, della figlia del faraone, dice: posso chiamare una donna ebrea per allattarla? Per allattare questo bambino per te? E la figlia del faraone dice sì. A volte noi non ci rendiamo conto, ma le persone che vengono usate dal nemico, da Satan contro di noi, e sono tante, hanno un grande combattimento spirituale e ci sono dei momenti in cui quel combattimento spirituale in loro ci permette di passare attraverso il loro cuore e agire secondo l'obbedienza che Hashem ci ha dato da portare avanti nelle nostre vite. In quella diciamo incertezza, in quel combattimento spirituale, perché sono persone in combattimento spirituale, non sono in pace sicuramente, noi possiamo intervenire essendo obbedienti alla parola di Hashem. Quindi Miriam in piedi da lontano, guardando per vedere che tipo di miracolo Hashem potesse compiere, perché lei aveva l'aspettativa del miracolo, di ciò che aspettava secondo la parola profetica che aveva ricevuto tanti anni prima, in realtà diventa proprio agente di salvezza stessa del fratello di Mosè e in conseguenza di tutto il popolo di Israele. Quindi tornando indietro, Miriam, che cosa ha una funzione molto importante per il popolo di Israele. Ascoltiamo le parole: Batetatzev achoto merachok lede maiese lo. E lei si alzò da lontano per vedere cosa sarebbe stato con lui. E si alzò da lontano, batetatzev achoto merachok. Dove altro sentiamo parole del genere? Se non le ricordate, le spieghiamo. Vediamo quindi infatti che esiste una connessione fra la fede di Miriam nella scrittura e qualcosa che riguarda proprio questa parasha. Avanzamento rapido verso gli ebrei nel mare delle canne, questo è quello che è avvenuto da parte dell'esercito del faraone. Immaginiamo la scena, c'è un enorme specchio d'acqua, che è il mare rosso alle spalle del popolo di Israele, è la caratteristica naturale dominante con le canne, e ci sono cavalli appartenenti al faraone, stessa scena, stesso elemento naturale, l'acqua alle spalle, nessuna possibilità di sopravvivenza, le canne sulla costa e il faraone con carri, cavalieri, con soldati, tutti convergenti contro il popolo di Israele, così come fu allora alla nascita di Mosè. È come se si stesse riavverando, ripetendo, succedendo di nuovo la stessa cosa a distanza di anni dalla nascita di Mosè. Un ebreo, Mosè, viene minacciato da un egiziano, la figlia del faraone da un fiume, mentre era tra le canne, viene usata da Hashem per salvarlo. E ora non solo un fiume, ma un intero mare alle spalle del popolo di Israele. E non è solo un paio di giunchi, ma c'è un intero mare di canne. E ora non è solo un ebreo ad essere minacciato, ma tutto il popolo di Israele ad essere minacciato. E non solo minacciati da un particolare egiziano, ma dall'intero esercito egiziano. E sappiamo che noi possiamo avere un combattimento spirituale con entità di diverso grado.
E quindi qui abbiamo proprio un'armata contro il popolo di Israele. E cosa dice Mosè? Vayomer Mosè el Ha'am. Mosè dice al popolo, al tira'u, non aver paura. Itziatzu urru'u et Yeshuat Hashem. Alzati, osserva la salvezza, Yeshuat, che Hashem farà eseguire. Sono le stesse parole, esattamente quello che ha fatto Miriam tanti anni prima. Ha creduto in quella parola che Hashem le aveva dato prima ancora che Mosè nascesse. Come uscirà quindi da questo? Mosè dice alla gente: farai esattamente quello che Miriam ha fatto. È solo una replica della mia esperienza con Miriam a livello nazionale. Quindi, come dice la parola, chi è fedele nel piccolo sarà reso responsabile e fedele anche nel grande, quindi sarà reso responsabile di molto. Ed è quello che Mosè vive, perché lui ha vissuto la fede sin da prima che nascesse, attraverso la parola profetica della sorella che si è avvirata nella sua nascita e ancora una volta si replica a livello nazionale attraverso la salvezza del popolo di Israele dalle mani del nemico. Se ne usciremo vivi, dice Mosè, devi fare ciò che Miriam ha fatto, stare in piedi a guardare, come Miriam guardò il fratello poter morire tra le canne nel fiume mentre si avvicinava alla figlia del faraone che avrebbe potuto ucciderlo, così l'esercito stava avanzando per uccidere il popolo di Israele. Mosè non dice loro cosa succederà, quindi non dà un quadro preciso di ciò che avverrà, non sta dando una profezia in quel momento, non sanno che il mare si dividerà, non c'è nulla che faccia presagire ciò che accadrà per mano di Hashem, così come Miriam non aveva idea di quello che sarebbe accaduto. Quindi è una prova di fede. La prova di fede, ripetiamo, è la fede, è in quello che noi non possiamo né vedere, né sentire, né provare, né toccare. La nostra fede in Hashem è qualcosa che è provato ogni qualvolta andiamo avanti nella nostra vita. E la domanda è: vuoi essere come Miriam? Possiamo essere come Miriam? Possiamo avere quella stessa fede? Che cosa significa avere fede in Hashem, quindi? Miriam non sapeva come sarebbe andata, come sarebbe avvenuta questa salvezza. Tutto quello che sapeva era che aveva una promessa che Hashem lo avrebbe compiuto. E quando il destino sembrava certo, per il fratello prima e per il popolo dopo, non distolse gli occhi da quel bambino mentre si avvicinava alla sorella, alla figlia del faraone. Si alzò e guardò, ed è quello che Hashem ci chiede in questo tempo, di alzarci e guardare quello che Hashem ha preparato per ognuno di noi, la sua salvezza in Yeshua HaMashiach, Cristo Gesù. Mosè sta chiedendo la stessa cosa quindi agli ebrei in questo momento: il destino sembra certo, ma tu hai una promessa da Hashem, andrà tutto bene, quindi alzati e guarda anche tu, abbi fede come ha fatto Miriam. E quando il popolo di Israele finalmente lo fa, quando il mare si divide, ovviamente Miriam canta. Non si può fare altro che lodare e ringraziare Hashem quando vediamo la risposta alle nostre preghiere, la risposta a ogni parola che abbiamo ricevuto nell'intimità della nostra camera, nel nostro piccolo, nel segreto. Perché Miriam quindi cantò la sua canzone del mare? Qual era la sua profezia dopo tutto? Mia madre partorirà il bambino che salverà il popolo ebraico. Se vediamo in questa frase ci sono ben 40 anni di differenza e più. E quando Mosè fu confermato quindi davvero come colui che avrebbe salvato e salvò il popolo ebraico dopo la distruzione dell'intero esercito del faraone,
nel mare delle canne, sicuramente questa profezia si era avverata. Questo è il momento in cui la profezia di Miriam si avvera, diventa conferma, come il ramo di mandorlo torna indietro, perché Hashem non è un bugiardo ed è verace. E come si avvera la sua profezia? Si è avverata attraverso la gente che dimostra la stessa fede che Miriam ha dimostrato lungo il fiume Nilo. Quando hanno quindi essi sperimentato ciò che ha vissuto Miriam a livello macroscopico rispetto a quello che nel suo piccolo essere bambina aveva vissuto nella sua fede, lo hanno superato attraverso la fede che ha insegnato loro, allora non è stato abbastanza ringraziarlo come popolo, serviva che Miriam dovesse cantare la sua canzone del mare, che vi invito ad ascoltare dal nostro sito e anche dai file di SoundCloud che abbiamo scaricato da poco. Abbiamo caricato da poco, scusate. Shabbat shalom a tutti e alla prossima. Now for the Aaronic blessing. Adesso la benedizione di Aaroni. Yevarechecha Adonai veishmarecha. Yair Adonai panavalecha veichunecha. Yesa Adonai panavalecha veyesem lecha shalom. Leshem Yeshua HaMashiach. Sarha shalom shalom. May the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. May the Lord lift up his countenance upon you and give you peace. In the name of Yeshua the Messiah, the Prince of Peace. Shalom. Che il Signore vi benedica e vi protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di voi e vi sia propizio. Che il Signore elevi il suo volto su di voi e vi dia la pace. In nome di Yeshua, Gesù, il Messia, il Principe della Pace. Shalom. Yevarechecha Adonai v'yish merecha Yael Adonai bless you and keep you. May the Lord make his face shine upon you, be gracious to you. May the Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Shalom. Shabbat shalom.